In quel periodo avevo, diciamo, memoria a breve termine, mi salgono in mente molti bei ricordi, ma soprattutto anche quelli brutti. E attraverso le foto cerco di tenerli stretti perché ho paura di svegliarmi un giorno e di non ricordarmi più nulla. La mia forza, la mia voglia di ritornare a fare quello che la Pandas mi ha portato via mi ha fatto diventare un papavero rosso che grida al mondo di non arrendersi mai. La sindrome Pandas Pans è una sindrome definita oramai parecchio tempo fa, nel 1998, da una ricercatrice americana, Susan Swedo, che ha cominciato a vedere i primi bambini che avevano dei disturbi del movimento, dei tic, e assieme al disturbo del movimento avevano dei comportamenti anomali, un pochino strani. Avevano delle ossessioni, cominciavano a lavarsi spesso le mani, dovevano andare spesso in bagno. Avevano paura del buio, avevano paura di rimanere da soli, avevano degli stati d'ansia non motivati. E qualora il disturbo del movimento non venga fermato con una terapia, il network corticale che unisce i nuclei della base alla corteccia frontale fa sì che poi ci siano degli sviluppi dei disturbi più psichiatrici, prettamente psichiatrici.